sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Parola del Signore. Innanzitutto vi invito a fare con me una lode al Signore per questo prodigio di Damasco della conversione di San Paolo, e anche perché il Signore ce l'ha voluto fare conoscere ispirando a San Luca di scriverne il racconto nel libro degli Atti. Diciamo insieme: grazie Signore, lode e gloria a te, lode e gloria a te, per il prodigio di Damasco. Ecco, adesso chiediamo che questo grande prodigio si rinnovi nel nostro tempo. Io oso fare una preghiera per il presidente della Russia, perché il Signore gli dia questa grande luce, che convertì San Paolo in modo che comprende il grande male che sta facendo e possa cambiare. Diciamo così: Padre Onnipotente, rinnova nel nostro tempo il prodigio di Damasco. Rinnova nel nostro tempo il prodigio di Damasco. Illumina i tuoi persecutori. Falli diventare tuoi apostoli. Falli diventare tuoi apostoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, rispondete con la seconda metà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ricordo un insegnamento di Cantalamessa, Padre Raniero Cantalamessa, che una volta disse, credo anche davanti al Papa: quella luce che brillò 2000 anni fa sulla strada di Damasco ancora illumina il cuore di tante persone. È una luce che ha trasformato San Paolo, l'ha sorretto nel ministero, è passata nelle sue lettere, ancora oggi illumina tante persone, per cui ci siamo anche noi. Questa è una cosa bellissima. Poi facciamo una breve riflessione con questa luce anche sul Vangelo di oggi, in modo particolare su queste parole di Gesù: chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue ha la vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non ha la vita. Chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non ha la vita. Ecco, questa espressione di Gesù ci fa riflettere sul cuore del cristianesimo, della vita cristiana. Il cuore della vita cristiana è partecipare alla vita di Dio. Noi con la fede e il battesimo, i sacramenti, abbiamo innestata nel nostro cuore la vita di Dio. Non abbiamo solo la vita naturale, la vita di Dio è in noi. Ecco, questo germe, che è imperfetto come un bambino in gestazione, consente a Dio Padre di tirarci a sé dopo la morte. Questo germe di vita divina si svilupperà in un modo pieno, perfetto, dopo la morte. Ecco perché Gesù dice: chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, ha la vita eterna, presente, ha, cioè fin d'ora sulla terra. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno futuro. Lo risusciterò, cioè lo prenderò con me nella vita eterna. Ecco la ragione profonda della fede. La fede cristiana non è solo qualcosa che ci consola nella vita terrena, ci sostiene, a volte ci ispira nell'educazione dei figli. Questo è anche un effetto, però, diciamo, secondario. La vita cristiana è principio di vita eterna, di vita divina. Questo è anche il motivo valido per venire alla messa. Noi veniamo alla messa non solo per tante altre ragioni, soprattutto dovremmo venire perché questo germe della vita divina si sviluppi, sia nutrito, non si spegga, non ci sia una specie di aborto spirituale che Dio ci dà la vita poi si spegne, no. Perché cresca, ecco perché è molto importante non solo venire alla messa, ma partecipare bene, con fede. Allora chiediamo a Gesù anche questo aiuto oggi. Diciamo insieme: Signore Gesù, io credo, sei venuto per darmi la tua vita. Sei venuto per darmi la tua vita. Aiutami a custodirla. Aiutami a custodirla. A gustarne la bellezza. A gustarne la bellezza. A proteggerla dal male. E a nutrirla ogni giorno, e a nutrirla ogni giorno. Con la tua parola, con la tua parola. E con l'Eucaristia. Poi quando vogliamo esprimere la nostra fede, una parola molto molto semplice, possiamo cantare l'Amen, come facciamo adesso, cantare l'Amen. L'Amen è come un credo concentrato. Amen, 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 amen. Questo semplice canto è anche un'arma spirituale. Quando sei tentata dal dubbio sulle verità della fede, ogni tanto il diavolo ci tenta anche così, prendi quest'arma, impara a cantarla dal profondo del cuore e vedrai gli effetti di sicurezza e anche di liberazione da alcune tentazioni.